Buonasera, scusate per l'imprevisto tecnico. Il tema della relazione è la terapia dell'orticaria cronica. Utilizziamo per definirla una frase del professor Maurer, che come tutti sapete è un'autorità in campo dell'orticaria, e la definisce come un disturbo complesso sia da diagnosticare che da trattare, un disturbo frequente in seno alla popolazione e sicuramente un disturbo che compromette la qualità della vita di questi pazienti, e a volte questa compromissione dura per un periodo più lungo di qualche mese fino ad arrivare a qualche decennio. L'orticaria è una condizione caratterizzata dall'insorgenza di ponfi e angioedema, che possono essere presenti singolarmente oppure contemporaneamente nello stesso paziente. I ponfi, come tutti sapete, sono delle rilevatezze cutanee di colorito inizialmente roseo, poi bianco porcellaneo, che si estendono con un alone eritematoso intorno. Si associano a una sintomatologia di tipo pruriginoso, possono avere dimensioni e forme estremamente varie e hanno la caratteristica natura fugace. Vanno incontro quindi ad una risoluzione nell'arco di un'ora o al massimo entro le 24 ore. E questa per farvi vedere che le dimensioni possono essere estremamente varie, dal grano di miglio all'orticaria ad elementi giganti. L'angioedema invece è un ricopiamento legato a un edema del derma profondo che si associa più che a prurito al dolore e va incontro ad una risoluzione più lenta. Può rappresentare un motivo di estrema preoccupazione per i pazienti, in quanto spesso comporta coinvolgimento delle vie, può comportare, scusate, coinvolgimento delle vie aeree. Trovarci davanti a un paziente con ponfi e angioedema non vuol dire trovarci davanti a un'orticaria. Il paziente potrebbe avere anche altri sintomi che vanno escluse, che sono sindromi che vedete qui elencate, complesse, sulle quali non mi soffermo, che vanno dall'orticaria vasculite alle sindrome autoinfiammatorie. La classificazione che oggi si fa dell'orticaria è una classificazione pragmatica, che la distingue in acuta, quando dura meno di 6 settimane, e cronica, quando dura più di 6 settimane. A sua volta quella cronica viene distinta in orticaria cronica spontanea, che rappresenta la maggior parte delle orticarie croniche, oppure in orticaria inducibile dopo fattori fisici come il caldo, il freddo, la pressione o l'esercizio fisico. Ovviamente noi ci troviamo sempre davanti a dei pazienti e non a dei libri, e possiamo trovarci davanti il caso di forme overlap, cioè forme in cui all'orticaria spontanea si associa a quella inducibile. Questo è per riportarvi un po' di epidemiologia e per farvi capire che la durata della malattia è estremamente varia e alcune volte può durare anche decenni, arrivando quindi a compromettere in maniera importante la qualità della vita. I pazienti che hanno orticaria cronica spontanea vengono considerati al pari dei pazienti con una malattia cardiovascolare cronica, proprio per l'impatto e per lo stato ansioso che la patologia causa in loro. Tra i vari passi in avanti che sono stati fatti nel corso degli ultimi anni, sicuramente c'è la comprensione del fatto che l'orticaria allergica è un'eventualità estremamente rara, e dal punto di vista patogenetico in genere nel 45% dei casi ci troviamo davanti a un'orticaria cronica di tipo autoimmune, spesso in pazienti con altre patologie autoimmuni associate, come ad esempio le tiroiditi, oppure nel 55% davanti all'orticaria idiopatica, in cui non riusciamo a trovare una causa. Lo stesso meccanismo eziopatogenetico non è completamente conosciuto. Le certezze che abbiamo vedono il mastocita come il protagonista principale del meccanismo alla base dell'insorgenza dei sintomi, e un probabile ruolo dei basofili, e da chiarire anche la comunicazione tra queste due popolazioni cellulari. Oggi è noto a tutti che per quanto riguarda il percorso diagnostico, fare indagini a tappeto in questi pazienti non ha assolutamente senso. Quello che ci deve guidare è l'anamnesi, che quindi deve essere vista un po' come la chiave del nostro percorso diagnostico e ci deve permettere di escludere le cause più frequenti qualora ci fossero.
Sicuramente è importante rassicurare il paziente sulla prognosi favorevole della patologia e dargli dei consigli come la riduzione degli stress fisici e psichici, ovviamente questo per quanto possibile, o astenersi dall'assunzione di farmaci o alcolici. Un discorso un pochino più a parte va fatto invece per la dieta. Non va consigliato ai pazienti di seguire delle diete prive di alimenti che liberano l'istamina, ma va consigliato loro di evitare il cosiddetto effetto somma, quindi di evitare di fare scorpacciate di alimenti che sono oramai noti per essere alimenti istaminoliberatori. L'individuazione di una causa, abbiamo detto, è può essere estremamente raro in questi casi, quindi la terapia eziologica è rara. Quello che viene fatto nella maggior parte dei pazienti è una terapia sintomatica, perché bisogna considerare che questi pazienti sono in preda a uno stato di estrema frustrazione. Dire loro che una causa non si trova li manda nel panico, perché il paziente associa la mancanza di una causa al fatto che probabilmente non uscirà mai da questa situazione e che quindi non guarirà. Allora, guardiamo la terapia step by step. Sicuramente un caposaldo che accompagna le linee guida dell'orticaria dal 2009 fino ad oggi è l'utilizzo di antistaminici di seconda generazione, proprio perché sono associati ad un minore effetto sedativo e quindi a una minore compromissione di quella che è la qualità della vita del paziente. Il loro dosaggio può essere aumentato, come vedete scritto, fino a 4 volte quando non rispondono adeguatamente. Anche se questo nella real life non succede quasi mai, si può arrivare a 3 volte l'aumento del dosaggio, sempre però tenendo in considerazione che potrebbe avere un effetto sedativo molto importante. Ora, io in precedenza ho detto che questi non sono associati a un effetto sedativo, nel senso che non oltrepassano la barriera ematoencefalica, però tutti lo sapete che la risposta ad una terapia è sempre individuale e questa è una cosa che va assolutamente messa nel conto. Cosa succede? Alcuni pazienti restano comunque, nonostante l'aumento del dosaggio, non rispondere e quindi bisogna pensare ad altre opzioni terapeutiche. Nel 2009 veniva quello che era consigliato dalle linee guida era l'aggiunta in terapia degli antileucotrieni, oggi oramai spariti dalle linee guida perché è stata provata una loro scarsa efficacia. Andando avanti, la terza linea di terapia è stata conquistata dall'omalizumab e dalla ciclosporina. Qui vedete aggiunto anche il Montelukast, che successivamente nelle attuali linee guida non c'è più. E un'altra cosa importante da sottolineare è che qui la terza linea di terapia viene, diciamo, occupata soltanto dall'omalizumab. L'omalizumab è un anticorpo monoclonale umanizzato, è un anti-IgE, non mi soffermo sulla composizione della molecola, che ha un meccanismo d'azione in grado che gli permette di legare le IgE e impedirne il legame con i recettori ad alta affinità presenti sia sulle popolazioni dei mastociti che su quella dei basofili. Non è ancora del tutto chiaro perché funzioni nell'orticaria. La certezza che si ha per questo farmaco è che va a innalzare la soglia di attivazione dei mastociti e quindi ne inibisce la degranulazione. Non mi soffermo sul regime posologico, è una terapia che viene fatta con somministrazioni sottocute di 2 fiale da 150 mg ogni 4 settimane. Inizialmente viene fatta in ospedale perché all'inizio in rari casi erano stati visti shock anafilattici, quindi il medico doveva premunirsi di adrenalina. Ora è talmente rara questa evenienza che non si fa quasi più, anzi non per la prima ovviamente, ma per le successive somministrazioni viene addirittura previsto un diarietto da dare al paziente in cui lui può trovare le indicazioni per la somministrazione domiciliare.
si prescrive tramite un piano terapeutico e per la prescrizione è essenziale mettere in atto gli score di gravità di malattia. In particolare mi riferisco all'UAS e all'UAS 7. Tradotto in soldoni, l'UAS ci permette, è uno score di malattia che ci permette di fare una fotografia al paziente in quel momento, ovvero ci permette di calcolare il numero dei ponfi e l'intensità del suo prurito e assegnargli un punteggio. Mentre con l'UAS 7 è come se noi tirassimo su un diarietto del paziente e della situazione della sua patologia negli ultimi 7 giorni. Unendo gli score arriviamo alla prescrizione di omalizumab quando il primo è superiore a 3 e il secondo è superiore a 16. Per quanto riguarda la risposta al trattamento, la popolazione dei pazienti viene divisa in early responder, quando rispondono già da subito, e il late responder quando invece è necessario più tempo per rispondere al trattamento. Ad oggi non esiste un marker predittivo della risposta al trattamento stesso e tuttavia ci sono una percentuale di pazienti che resta non responder. Un gruppo italiano in questo articolo si è divertito un attimino a mettere insieme quelli che sono i bisogni insoddisfatti dei pazienti con orticaria cronica e quindi anche le necessità a cui il dermatologo si trova a dover far fronte nella gestione di questi pazienti. Il primo punto da tenere in considerazione è sicuramente la durata del trattamento. Tutti sanno che la somministrazione va fatta una volta ogni 4 settimane per 6 mesi, poi è necessario fare un periodo di interruzione di 2 mesi ed eventualmente riprendere, se è necessario, un secondo ciclo per altri 5 mesi. Spesso nella nostra esperienza questo non basta e la durata del trattamento che impone AIFA sicuramente con questo limite di prescrizione va un pochettino a scontrarsi con le esigenze del paziente e del medico che l'ha in cura. Un altro punto che è stato trattato è riguarda la terapia antistaminica, che può essere assolutamente continuata durante il trattamento con omalizumab. Omalizumab va aggiunto alla terapia antistaminica. E nella nostra real life ci capita spesso di vedere che è il paziente stesso a svezzarsi dall'antistaminico e a iniziare ad assumerlo prima saltuariamente e poi a sospendere l'assunzione del farmaco. Dopo il primo ciclo di terapia ci possono essere delle recidive e quindi va un attimino chiarito il concetto di recidiva e come il discorso che vi facevo prima sulla liberalizzazione prescrittiva, cioè sulla possibilità di riprescrivere dopo un primo ciclo nuovamente il farmaco, che ci permetterebbe da una parte di andare incontro alla sempre più nota terapia individualizzata dei pazienti e dall'altra tenere in considerazione anche quelle che sono le spese del sistema sanitario, gestendo le recidive in modo tale da o ridurre il dosaggio del farmaco alle somministrazioni oppure di allungare gli intervalli di tempo che passano tra una somministrazione all'altra. E questa è una cosa di cui noi stiamo facendo già esperienza. Abbiamo infatti alcuni pazienti che fanno somministrazioni di omalizumab quattro volte all'anno e questo gli permette di controllare la loro patologia. Qual è il futuro? Sicuramente sono in studio molte molecole che sono in fase di sperimentazione. Tra queste vi è un nuovo anti-GE che è il gelizumab, come vedete che è l'anti-interleuchina 1 che è il canakinumab, o antagonisti dei recettori delle prostaglandine. Ora non ve li elenco tutti anche per questioni di tempo. Però quello che mi premeva dirvi è che più che il futuro per noi è un iniziale presente, perché siamo un centro che sta seguendo la sperimentazione con il ligelizumab, che è un nuovo anti-IgE, che rispetto all'omalizumab sembrerebbe avere un'affinità nei confronti degli IgE 4 volte superiori e quindi questo garantirebbe una maggiore rapidità di azione e una migliore efficacia nel tempo. E noi ci auguriamo che sia così. La cosa importante, e che questo è anche l'ultimo concetto, mi preme sottolineare che l'orticaria è una patologia che va trattata fino a quando ce n'è bisogno.
o come dice Maurer, fino a quando non va via. Grazie per l'attenzione.